Eccoci qua, sono Alfonso De Filippis, attore e regista teatrale, e oggi ho presentato questa conferenza stampa per l'Oscar della Lirica 2014. Dunque questa parola Oscar ci evoca subito un'immagine di grandi premiazioni, ed è qui bello, sono delle premiazioni non tanto per l'opera ma per chi lavora nell'opera, i cantanti in primis, poi gli scenografi, i direttori d'orchestra. E c'è da dire che non che se ne sentisse la mancanza, ma ciò nonostante è partita subito bene nel 2010 da un'idea di Alfredo Troisi, e la cui prima luce è stata nel 1995, e dopo tanti anni di pensieri, paura di sbagliare, di far bene, siamo arrivati nel 2010 ad inaugurare la prima edizione all'Arena di Verona. Poi si è fatta al Festival di Torre del Lago, Teatro Puccini, poi si è fatta l'anno scorso a Bologna, che era uno dei centenari del Teatro Comunale, e quest'anno si va all'estero, si va in Qatar, grazie all'appoggio del dottor Khalid Al-Sulaiti, e c'è un anfiteatro che ha uno spirito su un grattacielo, tutto molto bello. La lirica non passa mai di moda, la lirica va e viene, ma ci riempie l'anima, la magia, il mistero, la sensibilità. Oggi abbiamo avuto Katia Ricciarelli e Renato Bruson come ospiti, e poi i grandi premiati saranno appunto il 12 dicembre in Qatar a Doha. Per chi non possa andare in Qatar, che non è proprio dietro l'angolo, ci saranno delle dirette o differite televisive, verranno annunciate a cui questo al momento si è ancora in trattativa. Io vi ringrazio e viva la musica.